Buonasera a tutti, mister Caserta è pronto a commentare questa gara. Cominciamo con Renzo Androvoli che chiede la parola, quotidiano del Sud. Buonasera, faccio prima io perché devo Buonasera. scappare a scrivere, altrimenti il giornale non si chiude. Io penso solo ai primi 30 minuti, il resto della partita non ha nessun senso, almeno per quanto mi riguarda. In questi 30 minuti ho visto un Cosenza veramente bello da vedere, con qualità, con idee. Gli faccio i complimenti e dove ancora si può migliorare questa squadra? Grazie, i complimenti sicuramente vanno fatti ai ragazzi, alla squadra. Hanno fatto, come ha detto lei, hanno fatto 30-35 minuti di veramente ritmi alti, bello. E questo è quello che abbiamo anche preparato, perché far giocare l'Ascoli sarebbe stato un po' difficile, perché noi dovevamo cercare di aggredire alti, non, togliere punti di riferimento, e quindi la squadra l'ha fatto molto molto bene. È normale, dopo l'espulsione un po' cambia tutto, saltano gli schemi, salta tutto e quindi è inutile anche parlare, perché poi il secondo tempo è stata una partita. Sono stati bravi i ragazzi a fare subito il secondo gol, perché queste partite l'abbiamo visto anche nella partita di ieri in Bari-Palermo, quando una squadra in inferiorità numerica si mette là dietro e non è facile poi fare gol se non si è brava a girare velocemente palla. La squadra è stata molto brava in questo e poi il resto conta poco. Ma la cosa che mi preme sicuramente, oltre a fare i complimenti alla squadra, a mettere subito un punto a questa partita e già pensare alla prossima, perché non bisogna cullarsi da una buona prestazione, il campionato è appena iniziato, sappiamo dove migliorare, c'è tanto da migliorare perché abbiamo fatto alcune cose fatte molto bene, però c'è tantissimo ancora da lavorare, siamo all'inizio, non ci dobbiamo cullare, non ci dobbiamo soprattutto esaltare, dobbiamo pensare già. Da stasera no, ma da domani pensare subito alla prossima partita e cercare di lavorare e correggere gli errori. Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Mister, buonasera, Buonasera. complimenti per questa mezz'ora devastante, poi il Grazie. resto non conta. Mi volevo soffermare sulle prestazioni di alcuni giocatori. Intanto Fontanarosa, al suo esordio viene chiamato praticamente a 10 minuti dall'inizio della gara, il ragazzo è stato subito pronto. E poi Calò e D'Urso sono stati, credo, tra i migliori, se non i migliori. Possono essere loro tra i leader di questa squadra. E soprattutto sono rinati rispetto all'anno scorso, principalmente mentalmente. Ma credo che a prescindere dai singoli, la squadra ha fatto una grande partita, 35 minuti fatti benissimo. Già c'era il dubbio se far giocare subito dall'inizio Fontanarosa perché Merona ha avuto qualche problemino e io ho preferito non rischiarlo. Poteva giocare, abbiamo provato nel riscaldamento perché però sentiva ancora un po' di fastidio al polpaccio ed è un punto molto delicato perché se ti fa male lì poi lo perdo per 2 mesi e ho preferito, dato le prestazioni in allenamento del ragazzo, mi hanno dato molta sicurezza e tranquillità. So che l'errore ci poteva stare, parliamo di un ragazzo, ma l'errore lo fa anche quell'adulto. Quindi ho chiesto al ragazzo solo massima serenità. Mi ha stupito dal punto di vista dell'atteggiamento, perché di fronte c'erano attaccanti fortissimi per la categoria. Lui è stato subito tranquillo, ha giocato con molta serenità. Sono contento, faccio i complimenti perché poi i ragazzi ti danno e ti tolgono in alcuni momenti. Loro hanno dato tanto, pure Ariola ha fatto una grandissima partita, se non erro la prima partita forse da titolare che fa. E poi Calò, D'Urso sono giocatori che D'Urso ha delle qualità tecniche superiori alla media in questa categoria. Quando sta bene fisicamente e mentalmente, è molto bravo dal punto di vista tattico a trovarsi sempre il posto giusto. A volte esagera su quando giocare di prima e quando andare a fare l'uno contro uno. In alcune zone di campo non lo deve fare, soprattutto quando siamo in uscita, deve giocare facile. Su Calò io conosco molto bene più di tutti gli altri, ha iniziato a giocare nei professionisti con me, quindi so cosa mi può dare sia in fase offensiva che difensiva e soprattutto nei calci piazzati. È un giocatore che ha un calcio pulito e quindi bisogna cercare di sfruttare i calci piazzati. Ha fatto un ritiro precampionato bello, sta continuando e deve continuare perché so anche i difetti che ha Jack e noi dobbiamo cercare di non tirarli fuori. Il difetto più grande è quando mentalmente non sta in partita. Questo devo dire che è cresciuto tanto, quindi sono contento.
Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Complimenti mister, al di là del fatto che diciamo mezz'ora poi c'è stato un allenamento, anche perché falli così cattivi forse sì che è campionato, ma a mio avviso può essere in ritardo, arrivi in ritardo sulla palla, però è la prima volta che vedo una partita di Serie B con tre espulsi nel primo tempo. Al di là di questo, il Cosenza che abbiamo visto in campionato è tutt'altra storia rispetto alla Coppa. Forse ho visto meno pressione e molto più attenzione nella gestione della palla, anche se la squadra è rimasta sempre corta. E poi Cimino come sta? Ma Cimino sta meglio, fortunatamente. Speriamo non sia niente di grave, che è solo la botta alla spalla. Sta meglio, il dottore e lo staff sanitario sono riusciti a metterlo a posto, quindi vediamo domani come sta. La squadra cambia sia dal punto di vista dell'aggressione, dal punto di vista tecnico-tattico, in base tantissimo all'avversario. Era un avversario che ci aspettava e quindi dovevamo cercare una soluzione. Sapevamo, perché abbiamo visto le partite dell'Ascoli, questa alternativa che fanno, perché a volte andavano forte in pressione, a volte magari aspettavano, e noi siamo stati molto bravi a saper gestire il momento della pressione quando non c'era la pressione. Quindi tanto cambia il nostro modo di giocare in base a come ci affronta l'avversario. Pietro Giorgiorno, il DOT. Mister, si aspettava un esordio così al Marulla 3-0 davanti a un grande pubblico, e poi le faccio i complimenti perché ci ha spiazzato tutti in settimana, perché aspettavamo Prazelic oppure Marras dal primo minuto, invece Caserta ha avuto il coraggio di buttare dentro un giovane come Arioli, che tra l'altro è stato uno dei migliori in campo e ha pure segnato, quindi le faccio i miei personali complimenti. Grazie, io non mi aspettavo. Lo immaginavo, lo volevo, un esordio così, magari una prestazione soprattutto così, una bella vittoria. Non mi aspettavo una vittoria così, però desideravo partire come insieme ai ragazzi, partire bene, perché partire bene ti porta entusiasmo, ti porta a lavorare meglio. Non abbiamo fatto niente, però partire con una bella vittoria, consapevoli delle cose positive che abbiamo fatto, fa piacere a tutti. Però come ho detto prima, è appena iniziato il campionato, bisogna resettare subito. A me piace sia nelle vittorie che nelle sconfitte resettare prima possibile. Quando vinci è più facile, quando perdi un po' meno, no? Dobbiamo essere bravi a fare questo. Per quanto riguarda la scelta dei calciatori, io lo faccio in base a quello che vedo durante la settimana. Ho un gruppo di ragazzi che lavorano e ascoltano tantissimo, lavorano tanto, e quindi la scelta, quando fai una scelta del genere, magari ti risponde in quel modo Arioli o anche gli altri, sei contento, perché puoi contare non solo sui giocatori magari più esperti, ma puoi contare su tutti. Come ho detto prima, nel pre-gara si devono sentire tutti i giocatori importanti, e questa è la dimostrazione che quando reputi e coinvolgi tutto in questo progetto, la prestazione viene fatta da tutti, quindi sono contento. E li siano sposato solo Cosenza. Mister, buonasera e complimenti. Buonasera. Prima di resettare, penso che sia contento, no? L'altra volta diceva io se non vingo non sono contento, no? Quindi prima di resettare un po' di gioia se la goda. Io volevo insistere proprio su questo fatto dei giovani, perché hanno segnato Zilli e Arioli, cioè due prodotti del vivaio del Cosenza, che non è, diciamo, non è mai stato, almeno finora, un fiore all'occhiello. Quindi vedere questi ragazzi che si affermano, segnano, è un qualcosa di più soddisfacente oltre alla vittoria. Ecco, lei che li ha visti, diciamo, da poco, che li allena da poco, come li giudica? Ma Zilli sicuramente rispetto a Arioli avevo qualche conoscenza in più, perché l'ho visto giocare. Arioli sinceramente mi ha parlato molto bene il direttore Gemmi, mi ha detto di guardarlo con attenzione, perché poi quando inizi il ritiro non conosci tutti i ragazzi, soprattutto quelli del settore giovanile, quindi ti affidi a quello che ti dice anche la società, il direttore in questo caso. Ho visto un ragazzo, Arioli, molto propenso, molto con voglia di migliorare, di crescere. Zilli, come ho detto prima, lo conoscevo perché ho visto le partite che ha fatto. Sono dei ragazzi molto volenterosi, per me già è un buon punto di partenza, perché quando c'è da parte dei ragazzi la volontà di lavorare, al di là delle qualità tecniche, lì ci può lavorare.
ci può lavorare, può fare crescere, lì deve aspettare perché sono ragazzi, al minimo errore non bisogna attaccarli ma difenderli, questo è il compito che deve fare secondo me l'allenatore, e quindi dobbiamo continuare a lavorare, perché io penso che un allenatore, per quanto bravo è, magari per quanto bravo può fare, per quello che può fare, se non c'è dall'altra parte la volontà e la disponibilità da parte dei ragazzi, fai fatica. Questo, da questo punto di vista sono molto fortunato, perché da parte di tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, c'è la massima disponibilità.